Dopo aver vissuto il Santo Natale, ecco come la liturgia subito ci presenta la memoria di un santo martire. Si tratta di Santo Stefano, diacono, primo martire della Chiesa. E subito qualche giorno dopo, domani, San Giovanni e poi i santi martiri innocenti. Santi martiri innocenti, quei bambini che furono uccisi da Erode nella speranza di uccidere colui che si presentava come il Signore e Re. Abbiamo subito davanti i cristiani che vengono perseguitati. Stefano, uno che ha dato la vita per testimoniare la sua fede in Cristo. Una fede quindi non facile, semplice, comoda, ma una fede che richiede la testimonianza del martirio. E in Stefano noi possiamo vedere tutti i cristiani che nel mondo, in tutti i secoli, dai primi secoli della storia cristiana sino ad oggi, sono stati perseguitati e sono stati uccisi. Hanno versato il sangue pur di rimanere fedeli al loro Signore, al loro Dio. Credo che la testimonianza di Stefano, la testimonianza di tutti i santi martiri e anche di quei cristiani che oggi in varie parti del mondo sono perseguitati, diventa per ciascuno di noi un invito a vivere la nostra fede sempre più con coerenza, restare cristiani anche quando essere cristiani comporta difficoltà, problemi e persino persecuzioni.